Auguri, grande festa per i giovanotti che si sono aggiudicati la Carrese in onore del sacro legno della croce. I giallorossi sono stati protagonisti di uno spettacolare sorpasso sui giovani all'incrocio delle strade poco prima dell'arrivo nella piazza del paese. I biancocelesti, partiti primi, sono stati poi superati anche dai fedain, arrivati secondi al traguardo di Via Commerciale, in una cornice di pubblico entusiasta giunto dall'intero territorio. Dopo la partenza in località Bosco Pontoni, un percorso di poco più di 3,5 km che ha la caratteristica di sdoppiarsi nel centro del paese, dove il carro che arriva per primo deve imboccare la strada più lunga e impegnativa. Proprio all'incrocio finale i giovanotti, seguiti dai fedain, hanno superato i giovani, ricevendo così l'onore di condurre in processione la sacra reliquia. Voglio dire prima di tutto grazie alla Carrese di averci dato questa bella festa e grazie alla vittoria. Siamo i più forti! Grazie di tutto, siamo bellissimi! Viva i giovanotti! Viva i giovanotti! È stata una bella corsa competitiva nel primo tratto. Nel secondo tratto i giovani ci hanno dato un po' di fastidio con i cavalli, ma niente di che, non li abbiamo neanche considerati. Siamo i più forti, lo dimostra la vittoria che abbiamo fatto. Il sorpasso è stato all'incrocio. Voglio dire solo che siamo forti, evviva giovanotti! Com'è stata questa gara? È stata una corsa formidabile, eravamo nettamente superiori e l'abbiamo dimostrato. È stata una bella corsa, comunque noi abbiamo superato un carro, siamo contentissimi, come mi hanno spiegato i miei amici che vanno sul carro, potevamo anche aspirare a passare anche il primo. Siamo partiti prima e siamo arrivati terzi. Ci rifaremo l'anno prossimo. La corsa è stata preceduta dalla benedizione dei carri trainati dai buoi, impartita dal parroco Don Fernando Banna in lingua arbresh, per ricordare e tenere vive le origini del paese. Il piano di sicurezza predisposto dal comune ha funzionato. Un ritorno alla vita per le nostre comunità, perché ritorniamo a fare la corsa dei carri, dove ci sta quella attrattiva per i giovani e anche per tutta la popolazione. Una storica tradizione che consolida l'identità del paese con rinnovato impegno e una partecipazione significativa.